Hello everybody. E questo sarà un video di quelli proprio noiosi. E Led Zeppelin. Il video si chiama Led Zeppelin. Ebbene sì, parleremo dei Led Zeppelin, però questo sarà una discussione molto così. Vi spiegherò perché da oggi in poi ho deciso di non ascoltare più i Led Zeppelin, anche se cioè, praticamente io andavo in giro proprio con questo zaino. Con stampato dietro proprio Led Zeppelin, proprio un cartellone pubblicitario così che andava in giro con sti cazzo Led Zeppelin. E con il Led Zeppelin, cazzo, ci metto tutti gli altri. Guarda, ho fatto la pulizia all'hard disk, ho fatto cazzo. Ho levato i Deep Purple, i Green Day, e tutte queste metalliche, tutta sta roba ho levata tutta. E sapete perché? Adesso scoperto cose veramente, ma veramente, ma veramente potenti. Allora, devo condividere la schermata perché devo parlare di un personaggio che, diciamo, queste sono tutte cose che noi già sapevamo tutti, no? Il fatto che, diciamo, queste band, se magari tipo ti mettevi ad ascoltare il disco di Led Zeppelin, all'incontrario c'erano dei messaggi satanici. Fermati, fermati, perché non sono un cazzone di più. E parliamo però, cioè, a questo punto, cioè, noi sapevamo queste cose, no? Però quando ti arriva un personaggio come questo, che ti sa presentare con una bravura e una chiarezza mentale che ha questo individuo che adesso presenterò condividendo la schermata, beh, cambia tutto. Infatti, questo per me è uno dei personaggi storici che farà la storia, secondo me, Mark Devlin, perché sarà fra i primi che prenderà tutta questa informazione che noi già sapevamo, no? Cioè il fatto, per esempio, che la Disney già da tanti anni fa metteva nei cartoni animati, per esempio, queste le scritte sex, oppure gente che una foto di gente che scopavano, peggio cose, no? E noi, ovviamente, siccome eravamo all'inizio, quindi non sapevamo che cacchio era il significato di queste cose, no? C'era qualcuno che diceva che questi sono messaggi che mandano la gente per poi. Erano sono messaggi subliminali che mandano, però ancora non c'erano sempre dubbi, no? C'era chi ci diceva che guarda, sono messaggi che mandano la gente per una frazione di secondo, no? Per un frame soltanto che passa, no? Il cervello, diciamo, quello cosciente non riesce a capire quello che ha visto, però il subconscio lo registra. E quindi perché quindi questa tecnica l'hanno usato in diversi film e oggi lo usano talmente tanto che questo che presenterò adesso potrebbe fare tipo lezioni e le presentazioni con prove. Adesso vedremo proprio le prove anche, no? Di sta roba, no? Come la usano e tutto, per ore proprio potrebbero durare le sue presentazioni dove spiega questa roba. E quindi per dire che loro hanno iniziato piano piano sui cartoni animati, film e tutto, mandando questi messaggi subliminali così, che sembrerebbero strani, senza senso, no? Per poi arrivare ultimamente dove praticamente usano anche tecniche di proprio controllo mentale, cioè usano proprio il cantante stesso a quel punto e gli fanno fare quello che vogliono, per esempio, no? Adesso ci arriviamo, stai calmo, lo so che il tuo cervello sta dicendo, ma che cazzo sta dicendo questo? Condividiamo la schermata e parliamo di così al volo, più o meno, di quello che avviene davanti ai nostri occhi e perché farebbero una cosa del genere, no? Cioè, è un po' strano, no? Che usano questa tecnica e continuano a usarla sempre di più. Forse ci sarà qualcosa dietro? Ci verrà il dubbio prima o poi? Andiamo a condividere la schermata, vediamo un po' se. Let's go here. Vediamo se sta registrando. Sì.
Allora, vi presento l'amico in questione, che secondo me, perché ci vuole anche coraggio così a presentare questa roba, perché comunque stiamo parlando di informazione che, insomma, è lì nascosta, dovrebbe rimanere nascosta. Invece, guarda, io do un attimo così una scansione così al volo al video, no? Per renderci conto della roba, insomma, che si tratta in questa presentazione. Allora, intanto lui parla, per esempio, anche del fatto, per esempio, che negli anni 60 hanno usato, per esempio, la gente per fare un esperimento proprio così. Come uno scienziato, per esempio, fa esperimenti con i topi, per esempio, loro hanno usato i giovani, che sono stupidi, non capiscono niente, per vedere diciamo, l'effetto che avrebbe avuto dargli droghe di tutti i tipi, no? E quindi negli anni 60, per esempio, gli hanno dato marijuana e LSD e peggio schifezze da allora. Poi negli anni 80 hanno sperimentato con l'acid, no? E quindi che fanno questi? Diciamo, perché farebbero una cosa del genere, no? E tra l'altro io mi sono scordato che io potrei, anche se sto così condividendo la schermata, far vedere me stesso. In questo modo, molto, ma molto, devo solo agganciare questo, così non si muove. E possiamo semplicemente andare avanti così, mentre mi si vede, diciamo, no? un minimo. I know. Così sembra che sto guardando, però c'è questo piccolo problemuccio con la finestra che mi ti vado a aggiustare in questo modo. Abbiamo così fatto. Fammi chiudere questo, che magari c'è uno cazzi che sono privati. Allora, well, quindi non più fisso sto coso qua, finestra. Most, oh, do cazzo sta, ho vista, sempre in primo piano, vai via. Quindi mi si veda, però eccoci qua, finalmente ci siamo riusciti. Purtroppo non siamo a lei, quindi devo fare il regista tutto io. Però ecco, ci siamo riusciti. Mi si vede. Quindi qua vediamo questi giovani che vanno lì e pensano, la droga è così, per divertirci, la discoteca, che fai? Non la prendi? No? La prendi, no? La prendono tutti, la prendo anch'io. Quindi perché quindi questa gente fa così, fa questi esperimenti distribuendo droga in mass scale, no? Proprio come si traduce mass scale, non lo so, cioè in grande scala, diciamo, a tanta gente. E fanno questa cosa qua, questa è la teoria, guarda che anch'io sono le prime volte che ascolto questa roba, e comunque sia, la mia ragione mi direbbe che è una stronzata, però se questa gente continua ad usare questa tecnica, e ci sono le prove, adesso le faremo vedere in questo video, ci sarà un perché. Significa che questa cosa che fanno funziona. Quindi, perché quindi abituano la gente, per esempio, a alterare il proprio cervello con queste droghe qua? Perché in questo modo diciamo che la rendono più ricettiva al messaggio che loro poi mandano in un evento, per esempio, che sia un festival, un gathering, cioè un posto dove ci sono migliaia di giovani, per esempio, una discoteca, un rave party, di tutto, no? Loro poi mandano, diciamo, perché adesso che succede? Siccome la musica che prima era così, no? Era questa onda, no? Che poi tra l'altro, cioè questo sarebbe tipo la cosa che rappresenta il suono così in 2D, però in realtà, cioè noi sappiamo che
dovremmo saperlo, che in realtà queste onde che qui vengono trasmesse così in 2D, in un programma così di musica, che fanno vedere questa cosa così, queste onde così, in realtà sono, cioè dalle casse in quel momento sta uscendo un suono a 360 gradi, come un'onda di energia proprio, che fa boom, pulsa tipo boom, 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 boom. E a seconda di che ampiezza ha questa onda, questa pulsazione, noi sentiamo suoni più acuti o più a seconda della potenza dell'onda, quindi della potenza di questa pulsazione di energie che arrivano. Quindi, siccome adesso la musica non è più come prima, cioè che tu prendevi per esempio uno strumento, suonavi e tu trasmettevi esattamente proprio il suono che emetteva, per esempio una corda, arrivava all'orecchio anche se amplificato, arrivava direttamente così pulita all'orecchio di chi ascoltava, no? In un festival, per esempio. Invece, oggi, siccome è quindi la frequenza, diciamo, di questo tipo di suono che pulito, diciamo, senza trucchi, senza niente, così analogico, diciamo, non digitale, è di 432 Hz. Invece, da quando la musica la si fa in modo digitale, cioè con i computer, questa frequenza, diciamo, l'hanno portata invece di 432 Hz a 440 Hz. Questo però può sembrare una cosa, un cambiamento da niente, però se uno vede la. C'è, diciamo, un equilibrio e un'armonia con un tipo di suono che va a 432 Hz, piuttosto che un suono che va a 440 Hz. Non posso dire di più perché non sono un esperto del suono. Mi ricordo che ultimamente, che poi ne parlo in quel video là quando faccio quel viaggio là, un tizio, mi ricordo che ho parlato al telefono, mi ha fatto una testa, mi sapeva talmente tante cose sul suono che se riesco tipo a contattarlo, magari mi spiegherebbe questa cosa qua. Comunque sì, da quando la musica adesso la si fa in modo digitale, cioè tutto viene convertito in digitale, no? Loro quando registrano un suono, diciamo, e loro io parlo di band oppure star, diciamo, della musica, che hanno intorno migliaia di persone che li stanno guardando. Queste persone qua usano, prima di tutto, il fatto che la musica non è più a 432 ma a 440 Hz. E già questo porta il cervello a assorbire queste onde musicali e ad avere un effetto negativo sul cervello. Non mi chiedete perché, eh? Fate la vostra ricerca, io vi dico questa cosa qua. Quindi, oltre però, quando questi giovani sono in questo stato così di alterato mentale, loro cominciano a mandare anche proprio dentro al suono, quando registrano, quando hanno fatto il pezzo, diciamo, musicale, dentro ci mettono anche messaggi subliminali che possono essere sia al rovescio sia roba che magari se uno lo sente non capisce cos'è, però loro sanno come funziona il cervello e quindi sanno che questi messaggi che mandano, il cervello, per esempio, il subconscio non ha problemi tipo a convertire da un suono non riesce a vedere il senso. Riesce a percepire anche quando un suono, per esempio, sta andando all'incontrario. Arriva tutta questa roba qua. E questi, sapendo questa cosa qua, sapendo, per esempio, che tra l'altro, per esempio, il tizio in una di queste interviste, per esempio, ha fatto l'esempio: c'è gente che va da un ipnotista e si fa ipnotizzare e riesce, per esempio, in pochissime sedute a smettere di fumare, anche se tipo aveva fumato per 40 anni, diceva lì nell'esempio. Quindi l'ipnosi è anche scientificamente che funziona. Funziona. E quindi
E lui diceva, immaginiamo adesso che questa tecnologia, cioè questa conoscenza, ce l'abbiano in mano persone che hanno altre intenzioni e non quello di guarire, per esempio, una persona che fuma, per esempio, che non riesce a smettere, no? Quindi come ogni strumento, come il coltello, per esempio, se è in mano a qualcuno che sta cucinando, ti darà da mangiare e ti nutrirà. Ma se sta in mano a un pazzo, lo userà, diciamo, in modi meno produttivi, meno propositivi. E quindi andiamo avanti. Quindi perché farebbero questa cosa qua? Cioè, ok, abbiamo capito che prima li bombardano con un certo tipo di musica, una certa frequenza. Li bombardano con la droga che è un tipo di droga che hanno studiato loro stessi, perché così l'effetto che poi manderanno col suono avrà l'effetto migliore possibile. E ok, abbiamo capito anche questo, quindi si aiutano con la musica e con la droga, fanno passare tutto come una cosa normale, perché a tutti piace la musica, a tutti ci piace divertirci, andare a ballare, eh? Non a me, però comunque sì. Però la maggior parte piace, insomma, così. Basta. E quindi vediamo adesso perché farebbero una cosa del genere, no? L'intenzione è, loro hanno capito, per esempio, che se tu metti nel subconscio della gente un messaggio che tu vuoi far accettare a queste persone, loro, quando si presenterà il momento che loro, per esempio, ti diranno, per esempio, ci sono tante prove, adesso le faremo vedere. Intanto vado un po' avanti così per vedere se ci sono altre foto, così, giusto per cambiare qua. Vabbè, qui e altri fattoni degli anni 60. Qui anni 60. Quindi stavamo dicendo, no? Perché lui ovviamente parla di questa roba, quindi. Sì, però già qui ecco questi tipi di messaggi loro li mandano perché devono, per esempio l'occhio qua, per esempio, perché hanno messo l'occhio della piramide nel dollaro, no? Perché c'è un motivo, perché loro sanno che il cervello a livello subconscio riesce a ricevere dei comandi quasi, e tu praticamente puoi impiantare. Per questo io dico, l'ho detto in un commento, non so, che noi praticamente non sappiamo nemmeno quanto è grave la situazione, perché loro, siccome questa roba la fanno in modo nascosto e solo adesso stanno uscendo proprio, stanno così decifrando questa roba, e finalmente così anche in Italia c'è qualcuno che, infatti adesso parlerò di un ragazzo che ho scoperto, che ha tradotto una sua presentazione, che volevo farlo io, perché l'ho trovato molto interessante, quindi andava fatta. Però già l'ha fatto un altro ragazzo, che adesso farò vedere, adesso che andiamo avanti un po' per volta. E quindi messaggi, per esempio, di occhi massonici, questa roba qua, che può sembrare roba stupida, però il fatto è che noi non capiamo come funziona. Un ipnotista, per esempio, un ipnotizzatore, ipnotista, non so come si dice. Lui, per esempio, potrebbe benissimo confermare queste cose qua, perché sa come funziona, per esempio, il cervello, no? E quindi a un certo punto qualche ipnotista dovrà prima o poi parlare e confermare tutta sta roba qua. Perché è talmente pieno ormai, ci sono talmente tante fonti che confermano, e in un'intervista sua lui parla con una persona che faceva l'ipnotista. Ed è quella che gli ha fatto l'esempio di quello che fumava, che lui l'ha curato in quel modo là. Quindi questa roba sta per uscire fuori, non ci stanno cazzi. Ormai ci hanno giocato quanto cazzo gli pareva, ma piano piano la roba sta uscendo fuori. E stiamo veramente al limite, perché non c'è tempo. Questa gente ormai, cioè se tu, cioè lo stato dell'uomo oggi è veramente preoccupante, perché molta gente, se gli fai vedere sta roba, per esempio,
se già staccata, per esempio, molta gente ha già staccato il video perché non riesce proprio a sforzare il cervello più di tanto. Quindi l'unica cosa che può salvare l'umanità a questo punto è perché molti li abbiamo completamente persi. Cioè è difficilissimo far capire un messaggio, la gravità di una roba del genere, per esempio, a una persona che non gliene frega niente di sta roba, non ha la capacità di seguire questa roba, no? Quindi tutto dipende dall'energia che metterai tu gratuitamente per cercare di fare qualcosa. Una volta che sai, capisci che questa roba qua è, il cervello ti dovrebbe dire, ti dovrebbe spingere a fare qualcosa, perché adesso ti farò vedere in che situazione ci troviamo. Se uno non fa niente, nemmeno adesso, che abbiamo ancora la possibilità, sono probabilmente proprio stiamo agli sgoccioli, però, perché, come dirò più in là, e farò vedere, loro con questi tipi di messaggi, loro bombardano la gente, non solo così ai rave, ma lo fanno anche con film, trasmissioni che trasmettono per frazioni di secondo, per esempio, messaggi per far accettare la schiavitù alla gente. E adesso mi spiego. Per esempio, loro vorrebbero, e questo già stanno facendo esperimenti su questa nuova tecnologia, mettere onde elettromagnetiche delle antenne dei cellulari, no? Adesso siamo con la G4G, come cazzo si dice. Stanno, ovviamente, siccome non ci cuocevano abbastanza con queste onde, volevano, insomma, che alzassero ancora di più la cosa così. E tra l'altro, guarda, io consiglio, fra gli ultimi video che trovate in Pandora TV, andate a vedere, c'è un esperto che parla di quanto siano dannose questa roba, che ci stanno uccidendo piano piano. Praticamente dice che una persona su due svilupperà cancro con questi ritmi, e perché queste onde, sia wifi, sia onde che ci arrivano da trasmissioni TV, radio, le peggio cose militari che nemmeno sappiamo, e antenne di cellulari, che quella forse la più grave di tutti, ma poi noi veniamo bombardati col wifi continuamente. Insomma, l'insieme di tutta questa roba qua causa il cancro. Uno se lo becca per forza, dice, uno su due svilupperà a un certo punto della sua vita cancro, e se continuano questo ritmo, praticamente ci stanno, io quello che sto cercando di dire nei video, piano piano ci stanno ammazzando lentamente. Cioè, se uno non fa niente, arriveremo a un certo punto che loro ci hanno programmato con questa roba che non capiamo nemmeno ancora bene che cazzo di gravità può avere. E secondo me l'effetto ce l'ha benissimo, perché molta gente non capisce più un cazzo. Molta gente non saprebbe nemmeno tipo capire che si trova in uno stato di schiavitù. Non riesce a percepire, e ama le proprie catene. E ti prende anche in giro, no? Come vediamo qua su YouTube, purtroppo. Quindi è molto importante capire che se non facciamo qualcosa, se non protestiamo un minimo e non stiamo facendo veramente un cazzo, questa gente arriverà il momento che, con queste tecnologie, scie chimiche anche, che mandano nanoparticelle, si dice forse, che una volta che sono dentro di noi, magari entreranno nel cervello e sarà più difficile fare qualcosa una volta che ti controlla un altro, eh? Sarà un po' difficile. Cioè, già così che in teoria abbiamo il cervello e lo possiamo usare, siamo incapacitati, diciamo, a organizzarci, a capire la gravità e mettere i nostri cazzo di ego da parte e le divisioni da parte, e concentrarsi su questi mostri che ti stanno ammazzando piano piano, col cibo avvelenato, con onde elettromagnetiche, con scie chimiche. Ecco, uno, io ovviamente, anche io, se avessi sentito scie chimiche all'inizio, avrei detto che sono ste cazzate. Invece posso garantire che, insomma, abbiamo avuto un maggio abbastanza piovoso, un po' strano, un po' freddino. E comunque, andiamo avanti.
E quindi non sarà più possibile fra pochissimo tempo, non sarà più possibile fare niente perché saremo già tutti spenti mentalmente, non avremo più nessun tipo di spinta a fare qualcosa perché non saremo più in controllo di noi stessi. E quindi chi ha figli, chi ha... magari noi, la nostra generazione ce la farà forse. Magari altri 20 anni riusciremo forse a farcela finché non, da tutto questo bombardamento di schifezze non svilupperemo qualche malattia. Però in qualche modo magari noi ce la faremo. Ma i vostri figli, quelli che hanno figli, per esempio, voi avete un obbligo morale, ma secondo me ce l'abbiamo tutti per le altre persone che dovrebbero, che hanno il diritto di vivere come abbiamo vissuto noi, no? Le persone che verranno dopo, no? Quindi perché far vivere questa persona in schiavitù? Sarebbe un peccato, no? Sarebbe veramente un peccato. E quindi la musica, purtroppo, molta gente, per esempio, e per esempio loro, perché usano la musica? Loro sanno che la musica è un mezzo potentissimo e non potevano lasciarlo così. Così liberamente, che si sviluppasse, per esempio, la corrente musicale, per esempio, si sviluppasse in modo, lui lo chiama organico, nel senso che senza nessun intervento dall'alto, la gente si sente di fare questo tipo di arte e la fa, e la musica va verso una direzione proprio pulita, onesta e vera, diciamo. Invece, loro non possono lasciare uno strumento così potente che la musica, per esempio, anche quando si fanno i film, per esempio, anche aiuta molto a... è una parte molto importante, no? Io cerco di usarla senza scopi maligni, diciamo. Però comunque è divertente quando fai montaggi così. Accoppiare la musica giusta con i suoni giusti e l'effetto che può avere, per esempio, mettere una musica piuttosto che un'altra. Io, infatti, quando faccio i video, sto molto, cioè faccio proprio una ricerca lunghissima, tantissimo tempo perdo per la musica che deve essere proprio quella giusta. E se io ho capito, per esempio, io che non sono nessuno, ma io sono. Nessuno che hai detto? Aspetta, che devo dire a me stesso di non dire più queste cose. Tu sei il meglio di tutti, meglio di tutti. Basta. Questo momento di pausa. Pausa. Quindi questa pausa non dovevo farla perché ho perso quello che stavo dicendo, è vero. Però noi possiamo riprendere in un altro punto senza problemi e poi ci ritorneremo dove eravamo rimasti. Quindi, niente, ho perso il punto. Ho perso il punto per un attimo, e a questo punto, avendo perso il punto, potrei andare avanti con la cosa qua. Quindi, una volta che tu hai la capacità, diciamo, di piantare messaggi, quindi alla fine è come se fosse un controllo mentale, alla fine, questa roba qua. Tutti noi, cioè se qualcuno si mettesse, per esempio, a prendere trasmissioni che vengono trasmesse in questo momento in TV, le analizzasse, fotogramma per fotogramma, la musica, devono capire, deve nascere una cultura di gente che capisce questa roba qua e ha le palle per decifrarla e far vedere che questo è un messaggio che non va mandato, perché molte volte questi qua mandano messaggi a bambini e molti adulti, guarda, stanno veramente cioè, come se fossero bambini per il modo, lo stato in cui si trovano, e quindi è veramente così. Come si spiega, per esempio? Come si spiega che tu, che oggi ancora la gente ci casca, per esempio, sta ancora a votare e ancora si aspetta che le cose cambino? Cioè, cazzo, e lì capisci che sono ipnotizzati, perché anche un coglione capirebbe che li stanno fregando, no? Prima delle votazioni gli fanno vedere, ci penso io sono diverso da tutti, eh?
è da sempre che fanno sta tecnica e ci cascano sempre. Sei non stai bene con la testa. Non è possibile, no? Che ci cascano sempre, ci cascano sempre. E lì capisci che queste cose che stanno facendo stanno funzionando e benissimo anche, perché nessuno si fa nessun tipo di dubbio. Quindi lui, diciamo, siccome lui, questo tipo qua, era un DJ, quindi lui per tutta la vita ha fatto il DJ, e quindi è lui, è inglese. E quindi per lui, per esempio, è stato difficile. Ecco, adesso ci sono arrivato dove me l'ero cosato prima, me l'ero scordato. Lui aveva anche, come me, per esempio, che amavo il Led Zeppelin, tutto quanto, no? Tutto questo rock anni 70 mi piaceva, no? E anche lui aveva i suoi così eroi, diciamo, no? E infatti, stavo pensando adesso, un titolo che avrei voluto così mettere a questo video era No Heroes, cioè nessun eroe, perché, come dirò, tutte le persone che vanno in alto non vanno lì perché hanno fatto qualcosa di no, non è una bravura loro, ma è come se loro dall'alto capiscono. Qual è la band, per esempio, o la star che riesce a dare più emozioni, per esempio, che è brava con l'arte che fa a essere usata da loro per mandare questi messaggi alla gente? Perché siccome la gente poi si affeziona emotivamente a queste star, è difficilissimo, per esempio, anche per esempio, quando presentare questo tipo di roba, per esempio, alla gente, è difficilissimo. Infatti anche lui dice che anche a me mi attaccano, perché molta gente, quando gli dici che guarda, purtroppo la tua famosa star era controllata, e ci sono le prove che dimostrano che questa gente lavorava per questi scopi qua. Quindi, e lui poi alla fine, lui ha fatto anche una lista di gente che ha fatto musica e, diciamo, senza manipolare, diciamo, no? E ci sono quindi musicisti che hanno lavorato in modo pulito, no? E secondo me, diciamo, io in questo stato della mia vita mi sento, sinceramente, cioè tra il sentire uno che è bravo così a fare i suoni, che alla fine è solo bravura, però se nella musica, per esempio, non è collegata con anche un messaggio profondo che ti colpisce, e io sinceramente fino a pochi anni fa mi colpiva così, wow, cazzo, là il pezzo là di Led Zeppelin, no? Mo' mi bloccano al video. Cioè, qui si parlava dell'amore, delle cose, quando c'era la morte intorno, cazzo. Non hanno fatto una canzone che parlano di qualcosa. Anzi, se stai lì a vedere i cazzo dei testi di Led Zeppelin, c'erano testi un po' strani, eh? Un po' strani. Quindi, poi tra l'altro ho scoperto che coso, cioè, Page, c'è il chitarrista di Jimmy Page, aveva una bella casetta in Scozia che gli aveva dato Crowley, o quell'altro, Pike, uno di questi due, non so quale dei due, mi sfugge, però diciamo uno fra i più famosi satanisti e schizzati di mente, che sono quelli che fanno i riti massonici, le cose alla Eyes Wide Shut, no? E purtroppo anche tanta roba molto peggiore, che se la dice adesso dice, ma che cazzo, stati sacrifici umani, perché questa gente purtroppo così ha trovato un modo, siccome la loro mente è un po'
un po' così non evoluta, secondo me, e loro hanno questi riti un po' arcaici e pensano che abbiano una funzione. Se non lo fai una persona viva, questo sacrificio così, non funziona. Quindi purtroppo devono usare veramente bambini e giovani che sacrificano. Io non sono stato lì, e quindi non sono stato là, però posso garantire che molte ci sono stati molti così scoperte e arresti di gente importante che l'hanno scoperta che faceva cose un po' strane con i bambini, eh? È vero? E un caso su tutti, per esempio, i preti, no? E capiamo anche che la Chiesa, la facciata, diciamo, è quella buona, pulita, così bianca, perfetta. Però dietro c'è the dark side, quello che non vediamo dietro a quelle mura. Dietro a quelle mura. Perché c'è tipo la cosa esoterica e esoterica, no? Exo, tipo fuori. C'è quella roba che mandano le masse, il messaggio che loro mandano le masse è che noi siamo il Papa, è pulito, eh? Invece il messaggio che si mandano fra di loro, insomma, il Papa non fa quasi niente, per esempio, per denunciare questi pedofili, per dire, no? Capito? Quindi loro sono il contrario totalmente. Cioè, se tu vedi, per esempio, quella cazzo di immagine che ha Pope, non so, che è tipo un'aula dove parlano di solito questi, no? E ci sono quelle cazzo di c'è quella struttura così di bronzo dietro che adesso la trovo, che è veramente fucking scary. Ecco, Pop Massone, no, senza Massone, mettiamo eccoci qua. Tra l'altro, non so se hai occhi per guardare, cioè semplicemente guardando sta roba, guarda questi occhi. Cioè, nessuno mi ha decifrato sta cosa, però. Cioè, vedendo così subito, la prima cosa che ho visto, questa sembra una faccia. È una faccia abbastanza aliena. E questa roba sta nel Vaticano, eh? Ma non finisce qui. Cos'è questa roba qua? Aspetta che devo entrare in dettaglio. Guarda che roba. Cos'è questa roba qua? Fucking awesome. Io... Cazzo, l'avevo mai visto sta roba? Cos'è questa roba aliena qua, questa testa? Questa è la loro vera religione, eh? Questo caos qua, questo casino qua. E loro ovviamente per la versione così che danno le masse è che... Ecco, vediamo, c'è una parte zoomata, ecco. Ma certamente, Cristo, no? Che avevi pensato? Che era una testa delle cose? Ah, dai. Con tutti i movimenti che potevano prendere quei capelli, cioè, io sinceramente adesso ho scoperto che è la faccia di Cristo, quella, cioè, quazzo, questo sembra un serpente, porca troia, per dire, no? E con chi abbiamo che fa, no? Per dite, insomma, questa è la versione che danno così alle masse, no? Tutti buoni, il Papa che si preoccupa degli avvenimenti e della povertà, poraccio, quando porca troia c'è gente, andate a San Pietro, ma non c'è bisogno di andare fino a San Pietro, però è lì il top, perché lì vedi proprio che lì a San Pietro è pieno. Infatti in uno dei miei film che abbiamo fatto con Amerigo ho fatto una ripresa proprio a San Pietro, dove facciamo vedere tutta la gente che dorme lì.
a due passi da questi mostri qua. A due passi. Con che faccia stanno lì in mezzo? Guarda lo spazio che c'hanno là, guarda. E la gente dorme lì fuori per strada, nei cartoni. Guarda, io te farei vedere, frate. Ti farei vedere Street Mame. Io non so quale, però è uno dei Street Mame. Che sta. Non è che ti devo far vedere il povero, insomma. Però è il top proprio, cioè vedere la gente povera che sta proprio lì. Proprio a due passi da sti mostri qua, che stanno belli larghi, mi sembra, eh? Con i loro cazzo dei mostri e le loro schifezze che fanno di nascosto. Tutti super protetti per proteggere questi mostri. E quelli là fuori, a due passi da voi, chi cazzo li protegge quelli? Pezzi di merda. Aspetta, andiamo con ordine qua, che sono arrivato subito dal tizio. Quindi la situazione è abbastanza così grave, diciamo, e ma noi riusciremo prima o poi. Can you see me? Devo ingrandire un po' che non so un cazzo. Quindi adesso molti di noi quindi hanno i loro così. La loro band favorite band, le band, come cazzo di certo non riesco a parlare in italiano, cazzo, hanno i loro cantanti preferiti, queste star preferite, no? E quindi siccome questa gente le usa perché queste star riescono a comunicare bene con la gente e quindi la gente si affeziona, a quel punto riescono a mandare messaggi non solo così nei live, per esempio, quando fanno queste cose nei live, ma lo mandano all'intera umanità questi messaggi e questo modo di fare. Perché loro, per esempio, una tecnica che usano è presentare, per esempio, una star, per esempio Britney Spears, no? Ma come lei ci sono tantissimi esempi. Partono come una bambina così, che balla, così innocente, no? Non c'è niente di male. Così i genitori abbassano la guardia e lasciano i bambini davanti a sta cazzo di TV che stanno lì tutto il tempo a ballare con Britney Spears, no? Con il tempo Britney Spears, siccome loro purtroppo è questa cosa qua, purtroppo ti suonerà un po' strana, loro siccome non possono fidarsi di lasciare una cosa così potente a una cantante, a una bambina, diciamo, una ragazzina, come Britney Spears per esempio, siccome Britney Spears sarà in contatto con milioni di persone che la guarderanno, questa è un'opportunità ghiotta per chi controlla la gente, per mandare certi tipi di messaggi. E quindi che succede? Questa gente, siccome non può, non vogliono nemmeno tipo così intimarli di fare quello che vogliono loro, però che succede? Avviene un cambiamento. La ragazzina, quindi, la cantante scelta da loro così, non perché ha avuto questa spinta di fare la cantante, comunque magari la spinta ce l'aveva, però per farti arrivare a milioni di occhi devi praticamente fare questa cosa che ti si fa, che è praticamente un controllo totale mentale di questa gente qua. E ci sono prove, perché insomma questa roba erano esperimenti che hanno sperimentato con l'uomo nella seconda guerra mondiale, i nazisti, no? con i prigionieri che hanno scoperto, insomma, facendo esperimenti proprio sull'uomo, cose che oggi non si potrebbero e non si dovrebbero mai fare. Solo una mente malata può fare esperimenti su un prigioniero, per esempio, su un altro essere umano. Cazzo di fa. E quindi loro usano tutta questa conoscenza che hanno avuto dai questi malati di mente nella seconda guerra mondiale, che sperimentavano in esseri umani, e lo usano per controllare queste star, diciamo. E questo lo stanno scoprendo perché questi molte volte sbroccano, diciamo, il comando che gli hanno dato, no?
è come se certe volte loro l'ipnosi non riesce molto bene, tipo, e loro escono un po' dalla parte che sono costretti a mantenere, diciamo, e spesso a quel punto trovano la scusa, per esempio, per farli fuori. E ci sono tantissime star che spariscono, ci sono tantissimi esempi che di star così molto famose che la lista è infinita. Recentemente Bowie, Prince, quello là di eccetera eccetera, mettete voi Michael Jackson, Whitney Houston, non mi viene in mente quel cantante, quel chitarrista di Black Hole Sun, Want to Come, Wash You Away, Black Hole Sun, Want to Come, Want to Come, Want to Come. Pensavo non sarei riuscito ad arrivare così in basso. Non mi viene il nome. Cornell, sì. E quello di Nirvana, tutta questa gente, Doors anche purtroppo, ma hanno levato pure i Doors, ma hanno inculato, porca, pure i Doors, ma non mi piacevano i Doors, pure i Cosi mi piacevano, ovviamente anche i Led Zeppelin mi piacevano e altra roba, però, cazzo. Quindi, non so che cazzo sta a dire, ma a un certo punto mi sono tipo bloccato. Quindi, devi avere un attimo di pazienza, perché lo spettacolo sta per riprendere fra pochissimo. Il tempo che il cervello, loading, cioè tipo la scritta caricamento in corso, loading. E quindi, uno dei messaggi che questi, per esempio, mandano è il transumanismo, cioè oltre l'uomo. Quindi loro, per esempio, soprattutto in questi rave o comunque in questa musica elettronica, loro mandano così un'immagine e soprattutto un messaggio, una musica, che dicono alla gente che è molto così fico e cool, così circondarsi di questa roba che non fa parte del nostro corpo, che sono questa roba così tecnologica. E quindi loro sanno, per esempio, che questo lavoro lo devono fare con calma. Loro non hanno fretta, questa gente, cioè, loro sanno che vogliono trasformarci in macchine, tipo in Matrix, diciamo. E anche Matrix, per esempio, tutti questi film qua servono per abituare la gente piano piano con l'idea, perché se gliela presenti così, boom, senti, io adesso ti metterò questo microchip in testa che ti farà fare tante cose, e tu che? Gli risponderesti così, ovviamente, no? Però se tu sei stato lavorato, come direbbe Americo, no? Cioè, sei stato così così lavorato, cioè, c'è questo termine che è proprio esatto, lavorato, nel senso che sei stato massacrato e lavorato con questi messaggi subliminali prima e poi con il tempo anche con altri tipi di attacchi che ci sfuggono, che possono avvenire. Addirittura molti dicono che loro, per esempio, possono mandare messaggi anche tramite le onde, così, queste qua delle onde, diciamo, elettromagnetiche. Quindi non solo così messaggi così col suono, con la musica, che usano moltissimo, ma ecco, ci sono arrivato, stavo parlando della gente che loro fanno fuori ad un certo punto, a gente famosa che fanno fuori, no? Questo perché è come se magari l'ipnosi, per qualche loro escono e quindi hanno dubbio, o tipo per esempio c'era Carly Sheen, per esempio, dicevano, un esempio, che ad un certo punto cominciò a parlare male di...
ad avere qualche dubbio a dirlo pubblicamente dell'11 settembre. Non si fa, si fa. È una cosa che non, da non farsi. E ha avuto così problemi di salute, diciamo, no? Quindi molta gente, loro, quando cominciano a vedere che magari cercano di allontanarsi o di sfuggirgli, no? O magari che potrebbero parlare, la fanno fuori. Quindi, che bella storia, è bellissima. Cioè, la realtà è più bella della fantascienza, della fantasia, veramente. Stiamo scoprendo cose spettacolari, incredibili, cose che io veramente non avrei mai pensato in questa vita di... Insomma, la realtà sta per diventare veramente eccitante, perché se questa gente sa tutte queste cose qua, immaginiamoci quanta roba, per esempio, non sappiamo, che questa gente riesce così a controllarci in questo modo. Quante cose non sappiamo, per esempio, della nostra testa, questo è purtroppo. E quante, per esempio, tecnologie, cose ci sono che... Anche se io, sinceramente, sarei un ritorno così. Se, secondo me, la vera ricchezza è se noi, così, riusciamo a capire, per esempio, la potenza che abbiamo qua dentro. Cioè, se tu capisci e riesci a capire la potenza che ha il cervello di percepire la realtà completamente in un altro modo, io immagino che non hai più bisogno del cazzo del telefonino dell'ultimo modello, perché tu lo compri il telefonino dell'ultimo modello solo perché la tua vita fa schifo, e quindi vuoi questo cazzo d'aggeggio perché... Ah, ti distrae, c'ha cioè, tutte queste bei cazzetti di cose. Però, quando uno, per esempio, riesce a controllare, per esempio, a dire al cervello, per esempio, che io posso avere piacere, per esempio, se controllo me stesso, semplicemente avendo controllo del mio cervello, riesco ad avere accesso, per esempio, a capire tutto. Quando riusciremo, insomma, a capire come cazzo siamo fatti e chi siamo e cosa stiamo facendo e tutto, non ci cascheremo. Noi adesso siamo in uno stato di schiavitù totale, quindi qualsiasi cosa, non pensiamo che i telefonini sono usciti così perché qualcuno così, la storia è sempre questa, che così nascono così perché qualcuno ha fatto gli studi. Invece questa tecnologia, loro ce l'hanno in programma molto in anticipo. Loro sono avanti decine di anni rispetto alla tecnologia che mettono pubblicamente, però te la presentano come se qualcuno guarda, io sono uno scienziato, ero qui nel mio garage, stavo facendo questi esperimenti e ho avuto questa idea geniale di... Ma l'idea geniale l'hanno tipo impiantata loro, non l'hanno messa nel circolo loro, però esce pubblicamente come se, capito, Zuckerberg ha inventato Facebook. Invece Facebook è tutta una tecnologia che serviva per controllare la gente, così loro adesso sappiamo che praticamente è tutto di noi. Chi è che non c'ha internet? Chi è che non c'ha Facebook? Sono pochi. E questo ragazzo che adesso farò vedere, questo ragazzo italiano che ha tradotto una sua presentazione, è un tipo che non usavo più Facebook e tra l'altro mi ha dato la conferma, perché qui nella sua pagina lui dice veramente quello che ho sempre sospettato anch'io, e dice che il mio flebile tentativo di far aprire gli occhi a qualcuno almeno un po', non ho più Facebook, mai avuto Twitter, Insta Gratification e tutto il resto. E Eugenics per YouTube fa in modo che, e Eugenics, quindi YouTube fa in modo che, ecco, selezioniamo qua, che non abbia visualizzazione, capito? È abbastanza chiaro, no? Cioè, come cazzo è possibile un video così sta per anni su YouTube e uno, cioè, cercando, cioè,
anche così, uno su al mese, per esempio, dovrebbe andare lì perché ha cercato quei termini là. Tra l'altro, io mi ricordo che mettevo pure le tag, mi ammazzavo a mettere le tag prima. Poi ho capito che non serviva, ho capito che qui c'era una censura. E quindi, cioè, se uno capisce quanto cazzo è grave questa cosa, cioè che loro hanno il potere, cioè è una cosa talmente grave questa cosa. Ho parlato anche dell'altro video di questa cosa qua. Cioè, ma tu ti rendi conto, povero schiavo, che YouTube praticamente non è giusto, non fa vedere tutti i video, non li fa girare tutti, ma ha il potere di far girare solo i video che vuole, perché riesce a capire dal video, scansionando oppure analizzando con persone che pagano, vedono canali che devono stare in una blacklist, lista nera, video che non devono girare. Eppure il messaggio, per esempio, che mando io nei video, non mi sembra di fare qualcosa di criminale, diciamo, no? Faccio video dove espongo, dico la mia, no? E quindi non è giusto. Uno, diciamo, ognuno di noi ha un'opinione e dovrebbe avere il diritto di potersi esprimere, come danno spazio, diciamo, a minchioni che giocano ai videogiochi e cazzate del genere, dovrebbero darlo così anche agli altri, no? Par condicio, no? A ognuno la stessa possibilità, tutti abbiamo la stessa voce, no? In teoria. Invece questo non esiste. E quindi lui che ha fatto, per esempio, ci sono alternative, per fortuna, a YouTube, però la cosa, ovviamente, il pro e il contro di questi siti è che sì, sono come YouTube, nel senso che puoi caricare il video, eccetera, eccetera, e non c'è la censura, quindi, che esiste su YouTube, però comunque sia, allo stesso modo non è YouTube, quindi non... chi è che gira qua in questi siti? Solo gente che sente la pressione e l'orrore di questi mostri di YouTube che bloccano tutto. E quindi hanno detto, io piuttosto che così parlare nel vuoto e essere preso in giro da YouTube, io preferisco avere quasi nessuna gente, poche persone, però quei pochi, per esempio, capiscono quello che sto facendo. E quindi, diciamo, in questi nuovi, diciamo, YouTube che stanno nascendo, che sono più liberi per il momento, che è questo BitChute, ma soprattutto uno un po' più famoso è questo qua, DTube. E quindi c'è questo problema, che sono liberi, però ovviamente il traffico sta su YouTube, però per gente come noi, cioè come me, come lui, che a noi sinceramente ci interessa poco non so, stavo a dire una cosa, mi è sfuggita. Fuck it. Quindi e lui dice questa cosa qua che io ho accennato prima. Quindi il mio compito sarà quasi impossibile, tuttavia non potevo più stare in silenzio. Questa è la stessa cosa che sento anch'io. È la stessa cosa, per esempio, che sentono quei ragazzi, per esempio, che ho incontrato ho parlato con Roberto, e se mi sta guardando, cioè veramente ho parlato con lui e con la ragazza, così in Skype abbiamo parlato, è stato veramente bellissime persone, veramente è stato un piacere veramente incontrare, e era tempo che non incontravo persone così. E poi mi hanno anche fatto così un regalo, cioè, non saprei veramente come ringraziarli. E quindi, quindi, non potevo. E quindi adesso, per esempio, mi sono ricordato anche quella discussione là che c'è stata tra Amerigo e Massimo, si chiama l'altro ragazzo, io adesso Massi,
Geloni, il cognome è Geloni, però non mi viene adesso il nome, dovrebbe essere Massimo. Però. E anche lui, per esempio, ha cioè, la priorità quando ha fatto quel video per lui, diciamo, era, comunque è anche lui un minimo spinto di fare qualcosa, cazzo. E minchia, se non lo facciamo noi, porca troia, che abbiamo la possibilità di farlo e abbiamo un minimo così, ci è rimasto un minimo di così, di spirito di quasi di un dovere di dover fare sta cosa, ma chi lo farà? Oh? Cioè, guarda che cazzo di gente abbiamo intorno, ognuno pensa ai cazzi suoi, ognuno è occupato così con le bollette, con la vita, a cercare di sopravvivere, però non riescono a capire se devono fermare tutti e capire che stiamo come i topi proprio, che stanno lì a correre come coglioni, intanto la vita se ne va e noi abbiamo solo corso là nella gabbia come coglioni. E quindi ci stiamo avvicinando al bivio sempre più in fretta, no? Le strade saranno due. Da una parte una strada che non è chiara, non dà certezze, solo la possibilità un giorno di diventare finalmente liberi, cioè se cerchiamo di fare qualcosa. Ma come sarà il mondo? Nessuno può dirlo. Dall'altra, la strada è ben delineata, cioè diciamo, l'opzione più nera, diciamo, più negativa. Più delineata e visibile, tutto è previsto, programmato, incanalato e strutturato. Purtroppo molta gente non riesce a capire tutto questo piano e questo programma che loro hanno, no? Come dicevo prima, loro per esempio non hanno fretta, sanno che queste cose le devono programmare, cioè devono bombardare lo schiavo con questi messaggi con calma, anno dopo anno, l'intensità cresce sempre di più. E quindi e conduce senza dubbio ad una cosa sola. Due punti, il totale soggiogamento e infine l'estinzione dell'umanità come la conosciamo, giusto? E qui lui purtroppo dice questa cosa. Sono complottista secondo te? Credete un po' a quello che vi pare. Io purtroppo, cioè se io vedo che c'è il fuoco e i miei simili per esempio non riescono a vederlo, io non è che non posso dirlo questa cosa. Io vedo il fuoco, sono convinto, non sono un coglione, perché ci sono le prove ovunque, cioè devi essere veramente cieco perché non riuscire a capire che ormai ci stanno a piare per culo in tutti i modi, ci stanno attaccando in tutte le maniere. Se uno non riesce a mettere insieme i punti e capire che questo è un piano, non è cosa così, non è che tipo è... Uno per esempio dice, questo è perché lui ha inquinato, perché è una ditta, no? Tu non riesci a capire, perché se tu vedessi che questa società è stata strutturata in questo modo da una persona che sta più in alto di quello che sta cercando di fare soldi, del capitalista, diciamo, no? Come ci mettono in testa. Lì capisci che qui c'è un piano per fare questa roba qua. E il piano è quello di attaccare l'uomo e arrivare quindi, capito? Uno tipo va al lavoro, per esempio, e vede tutto questo business, tutta questa roba che sembra così senza un collegamento, no? Senza senso, no? Però noi possiamo per esempio vedere che non esiste nessun tipo di lavoro oggi, per esempio chiunque oggi per esempio me lo dicesse così magari con un commento, a parte i commenti ho levati perché sono stato costretto, viviamo in mezzo ai bulli, che cazzo vuoi fare, i commenti ho dovuto levare, quindi questo è internet, cioè cazzo da fare, però comunque sì, chi è una domanda così retorica a sto punto, perché così non la posso fare, non c'è possibilità di rispondere. Domanda retorica. Chi oggi si sente così fiero del lavoro che sta facendo? Difficile? È difficile veramente che qualcuno sta facendo un lavoro che è fiero di fare questo lavoro qua. Perché
il sistema non ti dà soldi se fai un lavoro che va contro questo piano. E quindi tu prendi soldi solo se fai quelle schifezze che vogliono loro. E queste schifezze, quindi tu prendi soldi solo se stai facendo qualcosa che loro vogliono, capito? Ovviamente non è molto intuitiva sta cosa, ma è così purtroppo. Quindi, che dire, ragazzo? Complottista. Il termine complottista, tutti questi termini qua sono stati inventati, per esempio, all'inizio del quando è nato con la storia là di Kennedy, no? Che praticamente molta gente, siccome la versione ufficiale era talmente ridicola che una persona da dietro di Kennedy avrebbe dovuto sparare davanti, cioè la cosa, per il fatto che l'hanno ucciso poi subito dopo senza farlo parlare, tipo. E lì la gente cominciò ad avere dubbi in America, no? E quindi cominciarono subito in televisione a fare i bulli dicendo: ma chi sono questi complottisti, questi deficienti che se ne escono, questi... non si vergognano, lì è morta una persona che l'hanno ucciso loro, ovviamente. Come si permettono a dire queste cose? Questi sono dei complottisti. È nato il termine complottista. Fine. Cioè, se il padrone dall'altro in televisione dice: ma questi, ma quelli sono coglioni, tutti gli altri gli vanno dietro, eh? Ci stanno cazzi. Funziona, hanno visto che funziona e lo usano. Quindi adesso siamo anche noi stessi che, così per scherzare, io per esempio nell'ultimo video l'ho detto così per scherzare, chissà se qualcuno l'ha capito che era per scherzare. Nel video quello dove sto con l'ombrello, no? Ho fatto un gesto un po' sospetto, e è l'ombrello questo, non è allora. Quindi è stata una bella scoperta, così, diciamo, trovare questo ragazzo qua che è abbastanza più estremista di me, nel senso che addirittura non usa nemmeno Facebook. E non gli do torto, cazzo, non gli do torto, perché sinceramente, però non lo so, ancora non mi arrendo. Sono sicuro, per esempio, che con Facebook ormai hanno tipo il DNA mio completamente. Il DNA mio. Basta che vedono tutti i miei movimenti, quello che posto, tutto quello che commento, tutto. Sanno tutto di me e di te. Ok? But we don't care. Perché, e questa è la cosa fondamentale, loro, questa gente, noi dobbiamo immaginarla esattamente come, per esempio, hai fatto caso, per esempio, che la tua macchina ad un certo punto comincia a puzzare se non la pulisci dentro l'abitacolo, no? Andrebbe tipo pulito, perché la polvere, anche tutte queste zozzerie, schifezze, con il tempo creano questo odore un po' così, poco piacevole, no? E quindi noi in questo momento, diciamo, questa puzza sono loro, sono questi mostri sciatteri che sono talmente schifosi, proprio, che fanno le peggio schifezze. Cioè, può un essere umano riuscire a fare una cosa del genere? Però ricordiamoci che loro sono come quella puzza che esce quando tu non fai quello che devi fare. Cioè, tu dovresti pulire la macchina, no? Tenerla ordinata e tutto, no? E non si presenterebbe mai quella puzza, no? Loro sono la causa, loro è la nostra, diciamo, il nostro totale menefreghismo a volte, per esempio, è complicato per uno schiavo, per esempio, anche cambiare la dieta, per esempio. Diventa un'impresa e non vorrebbe fare... No, senti, io voglio mangiare quello che ho sempre mangiato, anche se mi fa male, non me ne frega niente. Quindi immagina a far cambiare tutto il sistema lo schiavo. Cioè, lo schiavo è stato reso talmente così debole
di spirito e di capacità così di frenarsi, di prendersi responsabilità e capire le cose, tutto, no? Che praticamente, e quindi loro hanno anche quest'altra cosa che ho scoperto, che loro questi messaggi è come se te li dicono anche a te, cioè il fatto che loro, per esempio, è come se sono quasi tipo costretti a farti vedere questi messaggi, no? Questi messaggi subliminali, no? Loro, ecco, per esempio, anche questa era un tipo di cosa che stavano bombardando la gente con questa cazzo di smile a un certo periodo. E poi c'è stata un'uccisione che hanno fatto dove questa gente, i killer, i serial killer, avevano sempre questa cazzo di faccia, il posto dove avevano ammazzato la gente. E quindi è come se tipo usano. Prima abituano la gente con la cosa, dicono quello che stanno per fare e perché nella loro tipo credenza loro devono stare tipo a posto con la loro coscienza, con il loro karma, diciamo. Loro non, alla fine fanno sempre fare il male a noi, effettivamente. Loro fanno solo le manipolazioni, però è come se in questa religione c'hanno questa, almeno sembrerebbe così, eh? Poi alla fine come realmente, lo scopriremo fra qualche anno magari, o forse mai. Loro hanno questo obbligo quasi di dirti prima che fanno quella cosa là, te lo fanno vedere, guarda che ti stiamo per fare questa cosa qua, non mettere la mano là perché ti brucerai, tipo, no? Quindi loro è come se ti stanno avvisando, tipo, in their own sick way, nel loro modo così contorto di mandarti questo messaggio, però loro ti stanno mandando un messaggio. Quindi loro, tipo, è come se ti mandano tipo questo messaggio lì, scritto lì, e tu non capisci, ma che cazzo è questa roba qua? Però loro dopo dicono a se stessi, alla loro tipo religione, al loro credo, dicono che noi gliel'abbiamo detto. Purtroppo loro hanno continuato, hanno eseguito questa cosa brutta che non si fa, non si fa. Però ovviamente loro ti hanno tentato, loro ti tentano e ti spingono, per esempio con questi soldi, a farti fare cose che tu non dovresti fare. E quindi per questo io dico che loro sono la puzza che esce fuori quando noi facciamo cose che non dobbiamo fare. Per esempio, una delle cose che dice anche lui con la presentazione, però è un messaggio così che parlano tutti questo tipo di così di gente che parla di sta roba, diciamo, no? Che se la prendono con questi order followers, cioè questa gente che esegue gli ordini, praticamente come un soldato, no? Che va lì. E io cazzo, guardate che spettacolo questo video qua. Chiudiamo in bellezza, veramente, perché questo è qualcosa di spettacolare. Fra i video più sconcertanti di YouTube, cazzo. Crash Sober. Ecco qua. Allora, questo che sta intervistando adesso sta andando. Andiamo avanti. Sta andando questo soldato che sta qui per strada, no? Questo soldato è talmente così brainwashed, cioè completamente lavato il cervello, ovviamente, che quando vanno lì in queste situazioni dove devono obbedire tutto, gli levano completamente qualsiasi tipo di individualità e proprio diventano proprio macchine da guerra, proprio. Però vediamo, io spero che qualcuno così capisce l'inglese e lo metto così, però comunque traduco al volo. Però è bellissimo questo video perché è qualcosa di spettacolare questo. Allora,
lui che sta intervistando è stato un soldato che era stato in Iraq e quando è tornato ha cominciato ad avere un po' di dubbi su quello che aveva fatto, diciamo, no? E ha aperto un canale YouTube dove parla di questa roba e, per esempio, quando è capitato questo caso così, che ha visto un suo tipo non stavo per dire collega, però uno insomma che ha lavorato come faceva lui, l'ha voluto intervistare, no? E vediamo un po' come va a finire sta cosa. Marines. I do a YouTube channel now called Adam versus the Man. You mind telling me what it's like being here for inauguration? It's a great thing to be here. Right on. Can I ask about what do you think of President Obama? Gli sta chiedendo cosa pensi del Presidente Obama. Dice, quando si è presentato gli ha detto anch'io sono stato come te un soldato, quindi vabbè. I support my new leader, io al mio supporto pieno Obama, no? È quello che penso, cioè, così è quello che sento, no? E adesso stanno passando altre ragazze lì nella strada e appena hanno sentito così, insomma, che lui parlava bene di Obama, si eccitano anche questi altri due schiavi e vediamo un po' che si uniscono alla gioia. Supporta al leader. Dobbiamo dare il nostro supporto ai nostri leader. È completamente zombie totali. Go Obama. So when you enlisted, you swore an oath to the Constitution, right? Yes. And do you think Obama's policies are constitutional? Dice, tu hai fatto un giuramento alla Costituzione, no? Tu pensi che quello che sta facendo Obama sia legittimo, costituzionale, come si direbbe? I don't like ball politics too much. So you swore an oath with your life to support and defend. Aspetta, che cazzo? I don't follow politics too much. Non mi occupo molto di politica, non è che seguo molto questa roba. Io devo solamente obbedire al mio gran capo e basta. Do you think Obama's policies are constitutional? I don't really follow politics too much. La rivede come una macchina, tipo, e lui ha fatto una domanda e lui ricontinua. Io purtroppo non seguo la domanda, però non lo dice così. Empatia zero, cioè proprio un robot macchina totale. Cioè, guarda anche la faccia, sembra un bambino, cazzo. So you swore an oath with your life to support and defend the Constitution against all enemies. Foreign domestic, and you have no idea what that means. Hey, sounds good to me, sir. If that's the way you want to put it. Really, that's it? Quindi non ha capito che cazzo. Aspetta, arriva. Constitutional? Right? Yes. And do you think Obama's policies are constitutional? I don't really follow politics too much. So you swore an oath with your life to support and defend the Constitution? Tu hai fatto il giuramento e tutto, eh? Però non segui la politica, non sai quello che ti si sta ordinando di fare. No? Sounds good to me, sir. If that's the way you want to put it. Se la vuoi mettere così, guarda, a me non mi frega niente. Ma è un po' pericoloso questo modo di vedere la cosa. Sembra quasi che così esegui gli ordini senza domandarti niente. No, io invece faccio quello che mi dicono i miei leader, che è completamente l'opposto. La politica non è una cosa che mi riguarda. Quindi tu esegui gli ordini senza farti nessuna domanda? Sì, dai miei leader, sì. Come facevano i nazisti, per esempio, che eseguivano gli ordini e mentre eseguivano facevano esperimenti sulle persone vive e ammazzavano e tutto. Però io ho eseguito ordini. Yeah, so if they told you to do something that was immoral, you wouldn't question it, you wouldn't wonder what the basis of that was or where that order came from or what its real purpose was. You just do it because someone told you to and they're paying your paycheck.
Cioè, basta che ti danno i soldi e tu faresti qualsiasi cosa ti dicono. Whatever you want to say, sir. Quello che vuoi tu, guarda. Hey, don't call me sir, I was a sergeant. Non mi chiamare così, signore, no? Signore, tipo, no? There you go. Io sono stato un sergente, cioè, here we go. Tipo, come se in modo freddo gli sta dicendo, ah, va bene, mi hai fatto un cazzo, insomma, quello che eri, no? Cioè, lo sta cercando in qualche modo di fare quella risata finta per mandarlo via, perché ha capito che lo sta prendendo in giro, cazzo. I work for a living. Okay. But I got out and I found out what was, you know, wrong with following orders without questioning them. And I found out that when I was in Fallujah in 2004 with the Marine Corps Civil Affairs team, we weren't really serving the people or protecting people. We were serving the politicians and the banks. Gli sta dicendo che io, quando ho fatto, sono stato in Iraq, ho capito che stavamo eseguendo gli ordini, ma con l'orrore che stavamo facendo era senza senso. The war profiteers. I mean, doesn't that bother you to know that you're a pawn and all that, and that you allow it to happen? Non ti dà fastidio di essere semplicemente una pedina in tutto questo? By just following orders without question? Hey, whatever way you feel, sir. Well, I'm asking how you feel. Whatever you feel, sir. Io sto chiedendo da te cosa ne pensi. Well, it's not important now, I feel. Non è importante quello che penso io. Feeling's been conditioned out of you? You're a soldier now? However you feel, sir. Ripeto la stessa cosa proprio. Questa gente, purtroppo, porca troia. Questo armato, eh? Well, is there anything else you want to say on the subject for posterity? No, sir. Well, let me tell you, hey, you gotta stop calling me sir, man. All right, sir. Staff sergeant. All right, sir. All right. Non ci riesce a non dirgli, signore. So there's an organization called Oath Keepers. It's about people who take their oath to that constitution seriously and want to make sure that things like what happened in Katrina, where there were soldiers and National Guard troops asked to take away citizens' firearms who were trying to defend themselves, or, you know, troops being used against the American citizens. They want to make sure that doesn't happen. Would you be interested in having a little a more understanding of your... Mi sta chiedendo se vuoi, insomma, così, essere un po' più informato su tutto questo, no? Your oath and commitment to the Constitution that you swore an oath to support and defend? I'm good the way I am, sir. Sto bene così come sto, guarda. Non t'ho chiesto niente. Really? Doesn't that make you part of the problem? Hey, if there's a problem, I'm not aware of it. Lui ha detto, ma questo non fa di te così uno dalla parte del problema. Guarda, se c'è un problema io non me ne accorgo che c'è un problema, dice. Is ignorance bliss? Cioè, l'ignoranza è proprio beatitudine. Could be, sir. Could be, sir. Could be. Potrebbe I don't essere. Think you're as dumb as you make yourself out to be. Secondo me tu non sei dumb as you, non sei scemo come sembri. Yeah, ha detto in faccia perché si vede che è un deficiente proprio, cazzo. I think you're playing me off. Guarda che cazzo dei bambini sono, porca troia. E lui ha detto, secondo me sta giocando con me. Potrebbe essere, signore. Hey, sir. You might be. I'm pretty confident in that, actually. You're smarter, aren't you? You know what I'm talking about. Tu sei un figlio da mignotto, capisci quello che sto dicendo, eh? Però non lo vuoi ammettere. Well, I got a job for you, sir. Purtroppo c'ho da fare, signore. Devo andare. C'è un po' come quelli così che vai al negozio, no? Salve signore, come va signore? Arrivederci signore. Così. Bob, what's your last name, sergeant? That's all I got, sir. Gli ha chiesto qualcosa di più del nome e ha detto no, ti posso dare solo il nome. You're a public servant, are you not? Sounds good to me, sir. You don't want any kind of accountability for what you're saying, do you? No, sir. Well, you don't have any name badge on. Special police. Staff Sergeant Bob, thank you for your time. I hope you'll at least take the advice of an older veteran and think about some of these issues. Have a good day, sir. All right, appreciate it. Yep. What the fuck? What the fuck? Mo, so chi sia il tizio in questione? Insomma, non, insomma,
questa gente, diciamo che così che così armata, no? Gli piacciono, dormono con le loro armi e tutto, no? Non so, c'è qualcosa che non mi piace in tutta quella storia. Però per il resto sembra un ragazzo abbastanza così, intelligente, diciamo. Però la parte delle armi sono un po' in disaccordo. Comunque sia, questo è stato solo un assaggio, diciamo, e uno adesso dovrebbe andare avanti da sé e fare la propria ricerca. Fammi vedere così una scrolla. I rave, per esempio, come lì lavorano i giovani adesso. Quindi, le piramidi ovunque. Cioè, questo addirittura c'era l'MI6 proprio il logo dell'MI6 nell'album. Cioè, questa è gente completamente controllata, cioè completamente, cioè, gli dicono: senti, devi mettere questo, devi fare questo. Ah, quindi quella roba che stavo dicendo, per esempio, di Britney Spears, no? Parte in modo così innocente, i genitori lasciano la bambina lì piccola, e che succede? Avviene la trasformazione. Piano piano, con il tempo, questa star comincia a mandare messaggi sempre più violenti alle bambine, e anche il video comincia a mandare messaggi sia con il suono, sia con le immagini, e soprattutto con quello che fanno nei video. Se uno, e lui infatti analizza molti video nelle sue presentazioni, lui, se siete curiosi, quindi andate su Mark Devlin e vedete qualche sua presentazione, sapete l'inglese, cioè, noi praticamente abbiamo lasciato i bambini e non sappiamo il danno che hanno fatto questi mostri, perché la gente, per esempio, è talmente così e non ha più empatia ormai, perché sono anni che questi usano queste tecniche qua. Se quel famoso là, no, quel famoso cartone animato di Disney, no? Disney Sex Simpson. Questi, porca, stiamo a parlare di roba degli anni, insomma, roba vecchissima, che è fantasia, mi pare, no? Oh, Mickey Mouse, non so che cazzo era. Cioè, addirittura, cioè, tutti quelli più famosi, qua. Qui addirittura avevano scritto. C'è questo bello oggettino qua. Qui è uscito qualcosa qua. Qui mi sfugge qualcosa. Vediamo se riusciamo a beccarla qua. Hidden sexual messages. Qui sicuramente c'è un qualcosa che a me sfugge, al mio cervello, quello razionale. Però se vado sul sito, sicuramente me lo spiegheranno. Qui addirittura, dai, roba. Sarebbe un leone questo. Aspetta, che c'è roba ancora più, diciamo, chiara proprio. C'è quella famosa, per esempio, questa che è proprio orrore puro, proprio. Io non so se posso ingrandire qua, però. Vabbè, insomma, lo sappiamo. Cioè, vedi proprio un cartone animato vecchissimo, sarà degli anni 40, 50, non lo so. E già lavoravano. Guarda che cazzo l'hanno messo per una frazione di secondo. Cioè, questo è proprio un frame proprio. I think. E quindi
Quindi, cioè, se questa gente già in cartoni animati così vecchi lavoravano in questo modo qua, e perché, capito, la cosa loro è come così mandare questi messaggi di violenza, di questa, tutta questa roba qua, per attaccare la stabilità mentale dell'uomo e controllarlo meglio. Quindi è tutta una questione di controllo alla fine, perché loro vogliono arrivare al controllo totale della situazione, no? Perché loro, siccome non possono, nella loro testa, loro devono avere tipo il controllo totale della situazione, perché non riescono ad accettare, per esempio, l'idea che carta di roba qua. Ripetiamo, il cervello razionale non che sembra che è un funghetto questo, ma il cervello subconscio questo lo capisce per quello che è, perché se no non mettevano sta roba qua. What else we have here? Political message. Qui addirittura un messaggio politico. A me sfugge qua. What else? Perché c'è roba molto più potente. Vabbè, comunque sì, uno... Sappiamo queste cose, sappiamo, e quindi consiglio l'amico Mark Daly. Chiudo qua, è stato un piacere, cazzo, comunque è stato uno sforzo che ho fatto, e mi si dia un po' d'amore, diciamo, no? Mi si dia un po' d'amore, perché mi sono sforzato per un'ora, avrei potuto cazzeggiare per cazzini, però ho espresso questa cosa qua senza nessuna intenzione, senza nessuno scopo, semplicemente perché mi sento di dire questa cosa qua. Il mio cervello mi dice che è giusto fare una cosa del genere. Fanculo le Zeppelin, pezzi di merda. Avevate la possibilità di dire qualcosa, ma siccome loro erano completamente pedine, no? Non possono mandare un messaggio così buono all'umanità. Questi parlavano solo dei minchiati loro là, dei festini che facevano. Mamma mia, se ti faccio sapere dei cazzo di testi, che cazzo era. Io pensavo, mamma mia, che bella roba, chissà che cazzo, chissà che messaggio profondo avrà Immigrant Song, chissà che cazzo avrà Dio. Ecco, io mi devo levare dalla testa quella loro musica satanica di merda. Dove gente come gli amici che hanno fatto questo cazzo di pezzo tosto, dove c'è un messaggio, cazzo. Deviance, il gruppo Deviance ha fatto un pezzo di musica bellissimo, cazzo, pure l'assolo mi è piaciuto molto, bellissimo, ma anche il pezzo cantato là, del refrain, è bellissimo, Massimo, no? Che Massimo canta benissimo, non vorrei sbagliare il nome, credo sia Massimo, e quindi, cioè, cazzo, spero, insomma, che possa nascere, diciamo, una nuova umanità, che questi cazzo di pezzi di musica, invece di cazzate così, senza senso, amore, che sanno che funziona, sanno che vende, però alla fine non dice niente di quello che ha intorno. E speriamo che con piano piano la gente sentirà il bisogno di esprimere qualcos'altro rispetto alle cazzate. E, per esempio, se lo fai, ovviamente all'inizio non è che ti puoi aspettare. E facciamolo vedere. Guarda, io mi oso, ragazzi, far vedere un pezzo della cosa, semmai qualcun altro.
ma chi cazzo può vedere il mio video, che YouTube, come ha detto anche il ragazzo lì, lo blocca il mio video, no? Però facciamo vedere. Eccolo. Bellissimo. Mr. Chairman and members of the committee, my name is Nayara, and I just came out of Kuwait. Metto il pezzo là della solo, che è bellissimo, e chiudiamo. Bellissimo. Per quanto divenderai, dipende tutto da noi, tutti prostituti siamo, guarda. Bellissimo il pezzo, cazzo. Grandi, regà. Mamma mia, non mi fa guardare quel mostro. Non mi fa guardare quel mostro. Fammi chiudere qua. Ragazzi, è stato un piacere. Grazie dell'attenzione. E chiudiamo la trasmissione. Devo tipo chiudere la condivisione. E... Here we go. Ciao.